Federazione Pallavolo e la Federazione Basket del CONI del Lazio, e ci hanno rappresentato la situazione di molte società sportive della capitale che fanno fatica a trovare quegli spazi di media dimensione dei quali c'è bisogno per avere campionati di serie B, B1 e che sono assolutamente necessari per avere i tornei femminili, per esempio, che hanno magari non il pubblico di 5.000 spettatori, ma possono avere un pubblico di 1.000-1.500. Allora, da questa sollecitazione qualche mese fa, con una serie di riunioni che abbiamo fatto, in maniera abbastanza osservata, siamo arrivati ad una, diciamo, ad una soluzione abbastanza definita, che è questa. Stiamo per fare due bandi in cinque aree della città, sono soprattutto, anzi sono nei municipi 4, 5 e 20, che sono municipi molto popolosi, in cui presidenti, non vedo Fasoli, ma dove è Fasoli? Certo, no. Ci sono Cardetto e Caradonna. Saranno realizzati questi 5 impianti. Questi 5 impianti saranno impianti di basket, di pallavolo, piscine, tribune per 1.200-1.500 posti e parcheggi, oltre a punti di ristoro e a luoghi per la commercializzazione di articoli sportivi. Saranno tutti omologati dalle federazioni nazionali e il nostro obiettivo è di completarli tutti dalla fine del 2008 all'inizio del 2009, in modo tale che alcune di queste strutture possano essere utili anche per i campionati mondiali di nuoto che svolgeremo in quel periodo. Uno si farà a Falotta, su una superficie di 4.500 metri quadri, quarto municipio, due nel quinto municipio, a Casal dei Pazzi, 4.000 metri quadri e nel comprensorio dello Sdò di Petralata, e due nel ventesimo municipio, a Colli d'Oro, con una superficie di 6.000 metri quadri, e a Cesano, all'interno del piano di zona B20. Abbiamo selezionato aree che sono, diciamo, coordinate con le previsioni del piano regolatore a verde pubblico, e penso che noi potremo cominciare i lavori entro l'estate prossima, sia per quanto riguarda i due dell'assessorato dei lavori pubblici, sia per quanto riguarda i tre che vengono messi a gara, tra qualche giorno verrà pubblicato il bando, dall'ufficio sport. Cioè, in sostanza, dico così, nascono 5 nuovi palazzetti dello sport a Roma. Questa è la sostanza. Di dimensioni ragguardevoli, cominciano a dotare Roma della struttura di impianti sportivi nella periferia della città di cui Roma aveva bisogno. La ricostruzione della città si fa così, si fa portando funzioni, si fa creando spazi e opportunità. Poi verrà il grande impianto di Calatrava, che sarà il più bel impianto sportivo che ci sia in Europa in questo momento, che speriamo di avere pronto almeno per la parte del nuoto per il 2009, anzi avremo pronto per la parte del nuoto del 2009, speriamo di averlo anche lo stesso anno per la parte del basket e pallavolo. Insomma, è uno sforzo fatto con tutte le risorse nostre, meno ovviamente la città dello sport di Calatrava. Tutto questo è fatto con risorse nostre, sia con risorse che vengono direttamente da noi, come quelle dei lavori pubblici, sia nel caso invece dei bandi dell'ufficio sport, con risorse che vengono dai privati, che saranno i privati, nel caso di quelle dell'ufficio sport, saranno i privati a partecipare al bando con un progetto che è di costruzione e gestione. Quindi sono 5 palazzetti nuovi in aree molto popolose della città, tanto popolose da essere città medie, perché insomma il quarto municipio o anche il quinto sono città medie italiane come dimensioni, e quindi è, credo, il coronamento dello sforzo che ci ha riguardato tutti per dotare, arrivare anche una signora.